Ok, uh, togliamo le parti noiose davanti. Come, come avete sentito, sono Giustino Borzacchiello, potete trovarmi un po' ovunque come job staff. A volte scrivo su Borzacchiello.it e sono uno sviluppatore WordPress a Dragkei, un'azienda di Milano. Bene, sono sicuro che ci sono molti sviluppatori in sala e ognuno ha il suo approccio allo sviluppo a WordPress, ma tutti seguono la prima regola dello sviluppo WordPress. ovvero non toccate il core. Chiunque lavora con WordPress sa che non deve modificare <ride> i file del core. In questo caso, che cosa intendiamo, intendiamo con core? Il core, eh, diciamo, è quello che scaricate da WordPress.org tendenzialmente sono tutti questi file che si trovano in queste due cartelle. WP admin, che contiene i file che... Eh, Uh, servono per uh, il pannello di amministrazione di WordPress e WP uh, Includes che contiene tutto il resto. Ovviamente non dobbiamo toccare il core, ma questo non significa che non possiamo leggerlo. Essendo software open source, possiamo dare un'occhiata sotto il cofano ed è questa la bellezza di software open source. E quindi quello che andremo a vedere è una carrellata di alcune funzioni che ho ritenuto utili o interessanti e uh, partiamo con la prima. La prima funzione che vi presento è checked, è una funzione molto utile da utilizzare per verificare se un input in un form è, uh, è settato oppure no. Penso che qualunque sviluppatore PHP ha scritto codice del genere, dove controlla che il valore sia uh, uguale a un dato valore predefinito e stampa checked. Potete semplificare questo codice in questo modo, la, la funzione checked. Accetta due valori in ingresso, quindi il valore predefinito con cui confrontare e poi il valore dinamico. La funzione check ha due sorelle, selected e disabled. La, come sognavo di dirlo da liceo, lascio al lettore il, <ride> il compito di andare a vedere che cosa fanno. Essenzialmente funzionano con le SELECT e per disabilitare i campi. Andiamo avanti, vi presento una famiglia di funzioni, le escaping function. Non so voi, io all'inizio della mia carriera ho sempre avuto difficoltà a ricordarmi che significava escape. Un piccolo trucco mentale, ricordatevi che il minore viene tradotto con AND LT. Punto e virgola. Quindi, se volete ricordarvelo potete fare così. Dicevo è una famiglia di funzioni, ce ne sono di tutti i tipi, effettuano l'escaping di quello che viene passato in ingresso. Cioè per le SQL, per le URL, per JS e per l'HTML. Ma vediamo con un esempio pratico che cosa, per cosa possiamo utilizzarle. Allora, qui abbiamo uh, un ipotetico input che viene dall'utente, quindi in alto abbiamo un href e poi un titolo. Mm, potrebbero venire da un form, da, dall'URL, qualunque. E questo url e questo titolo vengono stampati all'interno di un template, quindi uh, in un A, in, in un ancora e in un titolo di primo livello. Facendo in questo modo, quello che otterremmo è qualcosa del genere, nel source code, HTML, nel source HTML. Quindi l'href viene stampato così com'è e il titolo pure. Quindi, se voi andaste a eseguire questo codice, vi trovereste un alert come primo messaggio e, andando a cliccare sul link, un altro alert. Ovviamente, l'alert di per sé non è uh, malevolo. Ma il fatto che l'alert venga eseguito significa che può essere inserito del codice JavaScript malevolo che eh, diciamo, potrebbe non fare quello che volevate. Semplicemente basta sostituire eh, l'echo con le escaping function, quindi in questo caso sql e HTML e otteniamo qualcosa del genere. L'haref non viene per niente stampato perché JavaScript non è un protocollo permesso. Quindi siete al sicuro. Mentre il titolo viene stampato così com'è. Quindi verrà stampato minore, script e, via, e così via. Ricordatevi sempre di effettuare l'escape il più tardi possibile. Quindi nei vostri template. Diciamo, è una regola per mantenere il codice sicuro. Bene, la prossima funzione... Uh, so, le prossime due sono dei helper. Veramente molto piccoli, però possono servire di quando in quando. Questa funzione controlla se il device... Che sta, uh, che sta utilizzando l'utente è mobile oppure no. Con mobile si intendono smartphone e tablet. Si potrebbe utilizzare in questo modo, quindi aggiungere un file JavaScript solo per la versione desktop del, um, del sito, altrimenti evitare di includerlo. Mm, o qualsiasi altra cosa, insomma. L'altro helper è questo qui, VPN Robots. La funzione è così piccola che l'ho scritta per intero. Non fa nient'altro che stampare un meta tag il, eh, che dice ai bot del motore di ricerca di non indicizzare la pagina. L'utilizzo potrebbe essere qualcosa del genere: abbiamo una pagina che non vogliamo indicizzare e aggiungiamo questa action nell'add in modo tale da eh, evitare l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Andiamo avanti. Un'altra funzione molto utile, vp args Questa funzione, diciamo, facciamo un po' di attenzione: unisce dei valori di default a dei valori forniti dall'utente, sovrascrivendo i valori definiti dall'utente a quelli di default. È un gioco di parole, ma di fatto è questo. Abbiamo dei valori di default qui e dei valori forniti dall'utente. E options sarà l'unione di questi due array. Quindi sarà questo array qui prenderà count dall'array di default perché la chiave non è presente nell'array fornito dagli utenti, dall'utente, e prenderà order by e order da questo qui. Quindi sovrascrivendo i valori di default di fatto. Un utilizzo se ne fa uso molto nei widget. Quando abbiamo dei valori di default per l'istanza del widget in esame, e uh, quindi viene usata parsargs per sovrascrivere questi valori di default. Bene, passiamo all'ultima funzione che è wp json success. Viene utilizzata molto spesso, sempre, quando ci sono degli Ajax handler e serve per inviare all'Ajax handler la risposta indicando successo, come potevate conoscere dal nome. Quindi, solitamente quando facciamo una richiesta AJAX abbiamo. qui ho utilizzato jQuery, potete usare, usare qualsiasi libreria. Abbiamo una richiesta del genere. Quindi, abbiamo i nostri dati che indicano un action e in questo caso un post ID. Facendo una richiesta post, dall'altro lato risponderà un, callback, un handler PHP. Quindi, in questo caso il myAction di prima, questo viene recuperato qui. E il post ID, che era qui, viene indicato qui dalla variabile post. Quindi, ancora un po' di uh, filtrando la, il post ID, faccia, immaginiamo di recuperare con questo post ID un post dal database di WordPress, recuperare qualche dato da questo post e lo inviamo in questo modo. Quindi abbiamo preso output data utilizzando il post ID e lo inviamo con vpsen json success. Quello che succede è che questa funzione manda un oggetto formato in questo modo, quindi ha due chiavi, success e data. Success sarà true, come dice il nome della funzione, mentre data contiene l'output data che abbiamo inviato qui. In questo modo, se vi ricordate il callback JavaScript che abbiamo visto prima, Riceverà in ingresso questo oggetto. Quindi questo oggetto qui sarà response e controllando se uh, success è true, possiamo eseguire qualsiasi altro codice. Come prima, anche questa funzione ha delle sorelle WP send JSON error, lascio a voi immaginare che cosa fa e wp-send-json, che è diciamo, un po' il padre di tutte e due. Dato che send json success e wp-send-json utilizzano quest'ultima. Quest Bene, finita la carrellata, che è stata molto veloce, chiediamoci da dove possiamo partire se volessimo cominciare a guardare dentro al core. Io ho individuato alcuni file, ovviamente non sono gli unici, ma eh, penso che siano interessanti. C'è VP Includes General Template, che contiene per la maggior parte template tags, esempio isOm lo trovate qui. VP Includes Function è un altro file che a cui pote che potete leggere e ci sono funzioni come dice il nome di vario genere e varia grandezza dateci un occhio perché ci sono tante cose interessanti poi c'è il file formatting.php sempre su wp includes che contiene funzioni riguardo stringhe date formattazioni in genere e poi c'è un, un ultimo file pluggable guardatelo qui ci sono delle funzioni molto interessanti anche molto complicate che potete sovrascrivere ovviamente se le sovrascrivete dovete sapere che cosa state facendo perché cambiano in modo sostanziale il comportamento di WordPress. Quindi fate attenzione quando, le quando sovrascrivete le funzioni in questo file. Diciamo, come altro consiglio, vi posso dire di andare a guardare questo sito che è la Develo Developer Reference. Qui potete cercare e trovare tutte le funzioni che sono incluse nell'ultima release di WordPress. Potete guardare il codice, viene stampato direttamente, viene automaticamente generato dal phpDoc che trovate sopra la funzione. Una cosa utile e comoda è questa parte qua, che include tutte le funzioni nuove introdotte nell'ultima release di WordPress. Quindi se volete vedere che cosa c'è di nuovo e volete vedere queste funzioni che cosa fanno e come è scritto il codice, potete andare lì. Bene. Per uh, terminare vorrei che vi portasse a casa tre cose. Leggete il core. Ci sono tante funzioni interessanti, tante cose che uh, sono già state scritte e che potete riutilizzare. Molto spesso è interessante andare a vedere anche quali librerie JavaScript sono già incluse nel core, senza scaricarle all'esterno. Molte, ad esempio, non sanno che jQuery UI è all'interno del core oppure ci sono altre altre libri di JavaScript. Cercate di comprendere il codice. Spesso il codice del core è molto complicato. Anche delle funzioni che si dovrebbero essere semplici nella nostra testa sono più complicate del previsto. Perché? Perché il codice di WordPress non è il codice che noi scriveremmo per il nostro sito. Quindi deve sopravvivere in tanti ambienti differenti. E quindi spesso questa è la ragione per cui il codice magari è un po' più complesso di quello che vi aspettate e la terza cosa è che ovviamente il codice del core è scritto da persone quindi se voi trovate un errore potete contribuire, potete correggerlo potete pensare di uh, lavorare come abbiamo fatto ieri al contributor day e uh, migliorarlo uh, diciamo la, la polemica sterile di dire wordpress fa schifo perché le fu questa funzione fa schifo perché questo approccio fa schifo è quello che è sterile, quindi possiamo, possiamo migliorarlo. E per i compiti a casa potete andare a vedere queste funzioni. Questa è la mia preferita: e andate a vedere che cosa fa, e le altre anche sono molto interessanti. Diciamo, provate a, ad aprire il vostro IDE, per esempio in PHP Storm, è molto comodo navigare nel core di WordPress, e andate a vedere che cosa fanno. Bene, ho finito. Grazie.